Siamo con Fabio Sidoti, organizzatore nonché ideatore di Gioiosa in Corto, manifestazione che arriva al terzo anno consecutivo, terza edizione. Come è nata e perché è nata questa manifestazione? Allora, la manifestazione è nata 2 anni fa, in realtà su proposta di alcuni appartenenti al consorzio Vinci Guerra d'Aragona, che mi hanno coinvolto nell'organizzazione, appunto ideazione e creazione di questa manifestazione, che è praticamente partita da zero. E infatti il primo anno è stato così, una sorta di lancio di promozione, e poi già dall'anno scorso e ancora di più quest'anno abbiamo visto una crescita sia dal punto di vista autoriale sia dal punto di vista della qualità filmica notevole, e per questo ho proposto anche al sindaco e a chi di competenza di poter magari investire, chiaramente nei limiti, ancora di più in questo evento, in questa manifestazione. Allora, parliamo di quest'anno, della manifestazione, dei cortometraggi che sono arrivati. Dici qualcosa? Sì. Allora, quest'anno, come dicevo, sono arrivati molti cortometraggi, oltre 60, che per una manifestazione comunque che non ha nessuna pretesa e che ancora sta appunto muovendo i primi passi adesso, è un gran risultato. Tra l'altro ci sono cortometraggi che hanno vinto premi in tutto il mondo, non solo in Italia o in Europa. E, per quanto riguarda l'Italia, ci sono ecocorti che sono arrivati nella cinquina finalista dei Nastri d'Argento, dei Davidi Donatello, hanno partecipato chiaramente al Giffoni Film Festival. Insomma, e lavori di tutto rispetto e autori di tutto rispetto, quindi stasera vedremo cose molto molto pregevoli. Ecco, con argomenti anche di grande attualità, penso. Certo, e quest'anno in realtà rispetto agli altri anni abbiamo qualche novità dal punto di vista tematico. Ad esempio ci sono delle, chiamiamole analisi, della comunicazione al tempo dei social network, basti pensare appunto Facebook, Twitter e compagnia bella. Poi ci sono, torna la tematica razziale, cioè antirazziale, è un bellissimo corto che poi quello che ha ricevuto il primo premio, si chiama Margherita di Alessandro Grande, che ha ottenuto ben 3 premi, miglior regia, miglior attore al ragazzo protagonista e poi anche miglior cortometraggio in assoluto di questa terza edizione. E altre tematiche, ecco, c'è un bellissimo lavoro di un'autrice italiana che ha lavorato a New York e ha realizzato questo corto molto carino sul cinema indipendente, infatti l'abbiamo premiato come miglior soggetto proprio per l'originalità dell'idea e l'ottima qualità della sceneggiatura. Poi abbiamo tematiche come il disagio psichico, analizzato in maniera assolutamente particolare, e tanti altri che sarebbe lungo elencare adesso. Grazie. Cosa basta? Grazie. Ciao, molto, veramente. Ma poi carini, dove li avete trovati questi costumi? Dove avete trovati questi costumi? Qua all'angolo. Ah, okay. Terra qui. Ma di dove siete? Di dove siete? Sì, Mazzarino del Vallo, sì. Che è in provincia di Mazzara del Vallo. Esatto. Ho capito. Guardate, se volete, potete approfittare, potete fare anche qualche selfie. Ma posti belli da visitare, tipo il mare com'è qua? Gioiosa? Il mare è a postissimo. Ah, bello? Sì. Possiamo... Ha voglia. Mare allora. Mare, okay. Andate a mare. Prima fatevi un selfie con qualcuno, se volete, ve lo concedo, sì. Magari facciamo attenzione. Abbiamo visto il tuo spot di presentazione a Gioiosa in Corto, dedicato a Fellini, come mai? Diciamo che Fellini è un autore che in realtà ho scoperto tardi verso il quale ho scoperto anche un certo feeling. E quindi ho voluto anche quest'anno dedicare in qualche modo il festival a questo autore immenso e che ha portato il cinema italiano e il cinema tout court, come dire, a livelli altissimi. E in particolare però quest'anno ci siamo soffermati su 8 e mezzo e sulla scena di Saraghina, e quindi lo spot che avete visto e che vedrete anche questa sera è in realtà appunto una sorta di parodia ben fatta, diciamo, proprio di quella scena, la scena della Saraghina. Abbiamo utilizzato una gioiosana, anche i bambini sono assolutamente gioiosani proprio perché è un festival gioiosano, e abbiamo approfittato amichevolmente, visto che si tratta di una mia amica storica, della somiglianza di questa attrice con l'attrice che interpretò nel 60 Saraghina, nel 61 Saraghina. Gabriele, Daniele, Fabio.
Fabio, Carlo e Ruben. Ok, mancano due, giusto? Allora, cosa ci volete dire di questa esperienza? Vediamo, qualcuno che vuole esprimere un'opinione, vediamo. Sicuramente è stata una cosa bellissima. Ok, chi vuole dire qualcosa? Nessuno? Tutti d'accordo. Niente, Fabio? No, no, no. Allora, com'è stato lavorare con la divina Graziella? Malissimo. Perché malissimo? La potevo contattare per la casa stregata. Ah, non ti è piaciuto il trucco? No. No. A chi è piaciuta Graziella? A nessuno. Questa manifestazione oramai si sta affermando nel mondo dei cineasti, è conosciuta, tant'è che tanti sono appunto i cortometraggi arrivati. Invece i progetti futuri di Fabio Sidoti? Allora, noi abbiamo intenzione, insieme a due ragazzi che hanno fatto anche quest'anno parte della giuria, sono due attori dell'Eliseo di Roma, abbiamo intenzione di entro questo mese di realizzare un workshop aperto soprattutto ai ragazzi e agli adulti che abbiano voglia di approfondire, ecco, la recitazione sia cinematografica sia teatrale e magari indagare anche poi tutto il resto, insomma, tutto il resto del mondo cinematografico e teatrale, con la speranza magari di creare una sorta di polo che faccia capo a Gioiosa e che raccolga appunto ragazzi, soprattutto mi rivolgo a loro che hanno magari meno possibilità di andare fuori e di purtroppo le scuole di teatro e di cinema sappiamo bene che in questa provincia scarseggiano, ce n'è qualcuna a Patti, ho sentito, e qualcuna anche nella zona di Capodorlando, però comunque sono poche rispetto agli utenti che potrebbero potenzialmente avere. Quindi noi vogliamo creare questo polo che chiaramente si differenzierà poi dagli altri, infatti è quello di cui vogliamo occuparci in particolare, il cine-teatro, cioè unire le due forme artistiche del cinema e del teatro e creare uno spettacolo che appunto sia un misto di entrambe. Quindi questo workshop prende il nome di To Play, è un progetto un po' più grosso che è sottotitolato come Laboratori di Cine Teatro, appunto, e abbiamo intenzione di realizzarlo dal 26 al 28 agosto al Circolo Valle dei Lumi, che ci concede gentilmente i locali, e poi vedremo in base appunto agli utenti, alla voglia, alle capacità anche di ognuno, se poter continuare e fare qualcosa di bello. We'll be right back.